Oggi amici siamo qui al lago La Regina di Carpe a fare un video piuttosto semplice, anche un po' insolito. Oggi pescheremo a galla con una tecnica all'inglese, ma con una canna che non è prettamente studiata per la pesca all'inglese. Infatti utilizzeremo la MVR Universal, che come potete capire dal nome è una canna universale, cioè si presta per più situazioni di pesca e più tipologie di pesca. Oggi la utilizzeremo all'inglese nella misura 4,20 m, può essere utilizzata come bolognese nella misura 4,20 m e 4,50 m e anche 5 metri, può essere utilizzata in mare per pescare al tocco, insomma una canna, come dice il nome, universale. Questa canna ha la particolarità di essere super affidabile, infatti è realizzata in un particolare carbonio, il cross carbon, che dona rigidità e robustezza all'attrezzo. Alcune rifiniture di pregio, come il manico in sughero alternato alle VA, donano proprio un tocco di eleganza all'attrezzo. Abbiamo fatto apposta, siamo venuti a pescare a galla, dove si deve pescare con il filo non affondato, tira un vento indecente, difficilissimo pescare, però qui i pesci stanno collaborando per fortuna. Vediamo di portare a guadino questa carpa regina del lago La Regina di Carpe. Bella. Mulinello, ci stiamo fidando al nuovo MVR della taglia 4000, ideale per queste pescate perché racchiude nelle sue caratteristiche, oltre alla leggerezza e alla maneggevolezza, anche proprio una robustezza senza eguali, in quanto sia il corpo che il rotore è realizzato in grafite. Questo dona leggerezza. Io sto facendo una gran fatica a parlare perché il pesce tira. Cerchiamo di farcelo stare. Ok, guardate che bellissima carpa pescata a galla, è un'emozione unica. Tirano che non si stancano mai. Le nostre attrezzature, la MVR Universal in particolare, si è comportata benissimo, non teme neanche esemplari di taglia maggiore. Adesso fa un po' arrabbiare, ecco. Abbiamo un altro pesce in canna, così con questa tecnica a galla la taglia è notevole. Già in questo lago abbiamo degli esemplari molto grossi, ma a galla è risaputo che le carpe, specialmente in estate, abbiano una taglia superiore alla media. La canna MVR Universal tira
che potrei tirare anche di più, ma ho paura di rompere il terminale, che è dello 0,21 delle SLR fluorocarbon 75 metri. Una misura che io amo, la utilizzo anche a pescare a Rubesien o a pellet wogler. Oggi facciamo una pesca ibrida, non siamo a pellet wogler ma siamo proprio all'inglese scorrevole. Adesso ha tirato ma è un po' stanchina, speriamo che quando veda il guadino... ecco, a posto. Ci siamo quasi, Il guadino è corto oggi, sono stato un po' scarso. È grossa, comunque pesa, Volevo dire che pesa. Allora, in questo momento vi spiego la lenza che sto utilizzando per pescare a galla, una lenza semplice ma non scontata. Partiamo da un galleggiante che oggi stiamo usando circa 10 grammi perché c'è tanto vento, che è libero di correre senza alcuno stop sopra, quindi il galleggiante è scorrevole in tutto e per tutto, che va abbattuto su due perline di gomma, ok? E poi abbiamo fatto una semplice piombatura composta da tre pallini del numero 7 a 20 cm l'uno dall'altro, 1, 2, 3. Qui abbiamo sulla girella un pallino più piccolo del numero 8 perché la girella va a compensare il peso mancante e un terminalino da 25 cm. Il motivo per cui ho tenuto la piombatura così bassa è perché voglio avere contatto con l'esca durante tutta la discesa. Visto che il galleggiante è libero di scorrere, io vado a sondare tutti gli strati di profondità. Lì più o meno dove sto pescando io c'è circa 12 metri, penso più o meno di aver sondato i primi 4-5 metri al massimo, e in modo tale possiamo seguire i pesci in base a dove stazionano in quel determinato momento. Un finale, come vi ho detto prima, da circa 25, forse anche meno, 20 cm, dello 0,21 dell'SLR fluorocarbon 75 metri, filo eccezionale per pescare le carpe. Come amo, io sono solito usare il Katana Carp 05B, in questo caso della misura del 12, perché i pesci sono veramente tanti e soprattutto pescandoli a galla non sono molto smaliziati, quindi mangiano anche ad un amo un po' più grossettino. Come innesco un classico pellet sulla Bite Band, in particolare l'innesco non fa molto la differenza in questo caso, in particolare sto usando i nostri wafters al chocolate orange. Un innesco semplicissimo, veloce, ideale per queste grosse carpe. Sul nostro mulinello ho imbobinato il nuovissimo filo Match and Feeder Sinking, un filo tematico espressamente dedicato alla pesca all'inglese e alla pesca feeder. Un filo affondante dall'ottima tenuta sia all'abrasione che al nodo, di origine giapponese come il suo fratello Heavy Duty, che utilizzeremo in un'altra battuta di pesca espressamente dedicata al feeder. Allora, per questa tecnica di pesca sarebbe meglio fiondare prima di lanciare, cerchiamo di fiondare più o meno nella zona di pesca, poi facciamo un lancio piuttosto dolce, senza forzare, e blocchiamo il galleggiante in modo tale che la piombatura si stenda in avanti. Una volta arrivato il galleggiante in acqua, tentiamo di effettuare un'altra fiondata, il più possibile precisa, in questo caso è venuta abbastanza precisa nonostante il vento, e poi non facciamo altro che attendere che la nostra lenza scorra in maniera lenta perché l'attrito del galleggiante la rallenta, e il pesce sulla caduta del pellet dovrebbe partire. In questo momento sto provando le appena arrivate nuovissime fionde MVR composte da lo stesso archetto in tre diversi elastici, la light, la medium e la strong. In questo caso utilizziamo la strong, l'ideale per lanciare dei pellet a una distanza di circa 15-20 metri, Sono fionde leggerissime, impugnatura ergonomica, antiscivolo, niente, liscio, due cose contemporaneamente si fa fatica a farle. Comunque dicevo,
nella misura più grossa è ideale per pescare a distanze dai 15 ai 20 metri lanciando delle esche pesanti come i pellet, mentre le due misure più piccole sono l'ideale per l'utilizzo di bigattini e mais. Ripresa in diretta di una mangiatona quasi in stile pellet wobbler e non inglese a scorrere. Le prime sfuriate dei pesci sono abbastanza frenetiche. Sto provando a chiudere un po' la frizione, ma ho paura di rompere. Come proviamo a forzare un attimo, prova a ripartire. Io sto provando a pescare in maniera classica, pompando il pesce con un braccio solo, ma me lo sto devastando. Adesso in questo momento sembra essersi girato, ci viene incontro, sfruttiamo il momento per recuperare un po' di metri persi, anche se prevedo una ripartenza quando il pesce sarà... O a galla sono enormi, fanno paura. Starei qui fino a stasera. Non riesco a parlare molto perché mi sta impegnando abbastanza questo pesce. E poi in un lago così profondo, con 12 metri di profondità, pescandole a galla hanno tutto lo spazio per puntare verso il fondo. Un altro big fish pescato a galla, spettacolo. Bene ragazzi, oggi spero di avervi insegnato una tecnica nuova o perlomeno una tecnica particolare, sicuramente molto redditizia in specchi d'acqua come questo, una tecnica dove la lenza è libera di scorrere, quindi andiamo a sondare tutti gli strati d'acqua, anche in laghi molto profondi come questo, pochissima attrezzatura, un sacchetto di pellet e siamo già in pesca, divertimento assicurato, ideale per chi vuole passare una domenica in compagnia di amici, senza per forza doversi portare dietro una montagna di attrezzatura. Un saluto a tutti, ci vediamo sempre sui nostri canali YouTube, Facebook ed Instagram. Ciao a tutti e grazie!